Consigliere, tra le tematiche che lei ha trattato c'è anche quella dell'autismo in Commissione Sanità. Quali sono, diciamo, le cose più importanti che bisognerebbe conoscere di questo fenomeno? L'autismo ancora non è patrimonio delle conoscenze comuni, fa paura, è un rapporto difficilissimo da instaurare, quindi questi ragazzi, queste ragazze restano un po' isolati, hanno dei comportamenti, loro sono dei frigoriferi da un punto di vista dei sentimenti, restano quindi in difficoltà a relazionarsi, che poi abbiamo per esempio gli Asperger che sono intelligenze brillantissime, che quindi da soli lavorano in maniera eccezionale. È entrata nella legge 23 un titolo, un capo a parte, l'articolo 54. Ho rinunciato a una legge mia pur di avere questa sicurezza. Cosa c'è da fare ancora? Tantissimo. La scuola è impreparata ad accoglierli. L'INPS li penalizza. Questo è un nodo che mi sta a cuore, sto battagliando con Roma. Se il ragazzo riesce ad avere l'accompagnamento prima dei 18 anni, bene, lo porterà magari da adulto. Altrimenti dopo i 21 anni l'autismo e l'autistico non esiste più. Viene annullato e non riconosciuto, pur essendo disabile al 100% dall'INPS. Questa è un'oscenità italiana.